Ciao a tutti, io sono Giuseppe Roccasalvo e ti parlo per conto del portale Vision Forex. Oggi trattiamo il comparto bancario e più nello specifico tutto ciò che devi sapere sul titolo Intesa San Paolo. Andiamo! Il primo grafico che vi mostro è proprio l'Eurostox Bank Future, che ci sta ad indicare come sta andando proprio il comparto bancario europeo negli ultimi anni. I massimi e minimi di swing sono decrescenti e quindi la tendenza che ci accompagna negli ultimi 5 anni all'interno del comparto bancario è decisamente orientata al ribasso. Motivi. Uno tra i motivi più evidenti sono chiaramente i tassi di interesse molto bassi. Le banche tra i core business hanno l'erogazione di mutui, prestiti con tassi di interesse. Se i tassi di interesse sono bassi, il ricavato che ne ottiene la banca è sicuramente minore. Il secondo elemento sono le aspettative sull'aumento potenziale dei tassi di interesse che possono portare all'aumento dei guadagni di una banca. Al momento le aspettative di aumento dei tassi sono davvero molto basse e quindi tutto ciò attrae molto meno grossi investitori proprio sul comparto bancario. Tra l'altro, a questo mi collego anche con un video che avevo realizzato inerente al portafoglio di Warren Buffett, dove anche Warren Buffett aveva liquidato gran parte delle proprie azioni americane proprio sul comparto bancario. Aveva liquidato tra l'altro JP Morgan Chase e poi aveva liquidato anche Wells Fargo per un 45%, quindi 95% JP Morgan Chase e Wells Fargo 45%, quindi anche Warren Buffett si era spostato più su aziende farmaceutiche in vista Covid e così via, ma quello trovate il video in alto, lo potete andare a rivedere con calma. Il terzo elemento, che è davvero molto molto importante, è arrivato proprio quest'anno quando l'Unione Europea ha vietato lo stacco dei dividendi per il settore bancario. La BCE, la Banca Centrale, preferisce che in momenti di crisi come quelli affrontati dall'Italia proprio a partire da marzo con la pandemia, le banche sostenessero l'economia globale con l'erogazione di ulteriori prestiti piuttosto che staccare i dividendi. Quindi la tendenza che vediamo sull'Eurostox Bank Future ribassista degli ultimi anni è giustificata da un po' di fattori macroeconomici importanti. Andiamo su un file molto interessante che ho realizzato tramite Excel, che potrebbe esserci e mi è a me personalmente molto d'aiuto per capire tante tante dinamiche. Se vi interessa commentatelo e ve lo metto in descrizione in modo del tutto gratuito. Se guardate all'interno del file, che cosa ho fatto? Mi sono creato una prospettiva a 10 anni per quanto riguarda la potenziale crescita che può avere Intesa San Paolo. Per valutare il tasso di crescita ho semplicemente guardato all'interno dei bilanci della società quello che è il fatturato degli ultimi 10 anni. Facendo una media non posso aspettarmi un tasso di crescita importante in vista anche delle dinamiche raccontate precedentemente, quindi ho impostato un tasso di crescita media intorno al 2-3%. Per quanto riguarda invece il price earning, sono andato a vedere un po' il price earning degli ultimi 10 anni e facendo una media ho trovato un price earning che secondo me potrebbe essere il più veritiero possibile. Attenzione, si parla di dati soggettivi e non oggettivi, quindi personali, che possono anche sbagliarsi nel medio lungo termine, quindi ovviamente questo video è semplicemente a scopo didattico e formativo e non vuole essere diretto a sollecitare investimenti di altre persone che lo vanno a guardare. Come potete guardare, mi sono programmato su 10 anni quello che potrebbe essere un earning per share previsto relativo a un tasso di crescita del 3%, che mi porta al raggiungimento di un valore intrinseco dell'azione a 10 anni intorno ai 3,75 euro per azione. Al momento batte 1,91 e 40 euro per azione, quindi ci sono dei margini di crescita interessanti. Altra domanda: andrei a comprare ad esempio Intesa San Paolo ai prezzi attuali? No. Cercherei di comprare il prezzo di Intesa San Paolo sicuramente a sconto. Ed è qui che subentra l'analisi tecnica. Quindi vedete com'è importante, analisi fondamentale per capire un po' le prospettive positive o negative riguardo una società nel medio lungo termine. Analisi tecnica mi dà invece quello che è il timing di ingresso, quindi dove entrare, dove stoppare il mio investimento e dove invece trarre beneficio e quindi incassare un profitto. Andiamo proprio nella seconda sezione che ho creato all'interno del mio file, che si chiama appunto Risk e Money Management. Questo è molto importante, tanti lo sottovalutano, ma è fondamentale per avere un piano di azione all'interno degli investimenti utile, funzionale e corretto. Supponiamo di avere 100.000 euro in conto capitale. Primo elemento che devo sapere è il mio rischio. Devo ipotizzare un rischio possibile su questo investimento. Bene, in questo caso, se voglio stare su un profilo di rischio medio-basso, metto l'1%. Poi ognuno chiaramente può gestire un profilo ancora più basso in base alla propria versione a rischio o un profilo anche più alto. Quindi in questo caso l'1% di 100.000 in rischio monetario si esprime con 1.000 euro di potenziale perdita. Bene, adesso devo andare a capire come fare in modo, in base al mio punto di ingresso, al mio punto di stop, al mio punto di target, fare in modo che il numero di azioni che vado a comprare mi portino a una perdita di 1.000 euro.
La seconda domanda alla quale devo rispondere è: a che prezzo ipotetico valuto un acquisto? Ed è qui che subentra in maniera molto interessante l'analisi tecnica. Infatti, se andiamo a guardare il grafico che vi mostro in sovraimpressione, noterete come la zona che secondo me è molto molto interessante, che è l'1,58 euro per azione, nemmeno tanto lontano dai prezzi attuali, anzi battuto già proprio nell'ottobre del 2020, è una zona di prezzo già lavorata da parte del titolo sia nel 2002 sia come bottom relativo al 2009, sia come top relativo al 2012 e poi ancora bottom relativo al 2013, ancora una volta bottom 2016 e poi bottom degli ultimi due anni di mercato. Quindi è una zona, un livello molto molto interessante dove tendenzialmente il mercato potrebbe arrivare tramite news esogene e endogene, e quindi mi permette di comprare a sconto dei prezzi che al momento secondo me sono leggermente eccessivi per la situazione attuale. Quindi ipoteticamente parlando l'1,58 per me potrebbe essere un livello interessante dove valutare un acquisto di Intesa San Paolo. Lo stop dove andrei a mettere, quando pianifico un investimento finanziario, è importante andare a capire non solo dove entrare sul mercato e perché, ma anche dove stoppare, accettare una perdita e dove incassare un guadagno. A livello tecnico anche qua ci viene d'aiuto l'analisi tecnica, perché se guardate ho ipotizzato uno stop leggermente inferiore a quello che sono stati i minimi degli ultimi 8-9 anni. Perché? Se andiamo oltre quei minimi, la probabilità che il mercato possa ancora perdere ulteriormente in breve tempo valore è molto alta. Perché qualora venissero rotti i minimi storici del titolo, la probabilità che il titolo possa perdere valore in maniera molto più veloce, quindi con aumento di volatilità, è molto probabile, motivo per cui in quel caso io uscirei fuori dalla mia posizione accettando la mia perdita che mi sono impostato, l'1% di 100.000 che era 1.000 euro. Diversamente ho impostato un target che è complementare a quelle che sono le ipotesi che vi ho mostrato prima della potenziale crescita del 3% con un price earning intorno a 6,8, quindi tendenzialmente vedete che il mio target è complementare sia agli studi lato analisi fondamentale sia agli studi lato analisi tecnica, e tra l'altro il mio target è molto vicino a quelli che sono stati i massimi di 4-5 anni fa, quindi potenzialmente il titolo potrebbe anche raggiungerli, perché i livelli chiave di mercato nel tempo, nel corso degli anni, sono fatti per essere raggiunti, anche breccati. Bene, avete visto come, partendo da una brevissima basic analisi fondamentale basata sul fatturato, basata sul potenziale earning per share dei prossimi 10 anni che ci siamo calcolati in maniera del tutto semplice, siamo arrivati ad un target price e siamo arrivati ad un'analisi che ci permette di inquadrare, grazie all'utilizzo dell'analisi tecnica, un livello che potrebbe essere interessante, uno stop che andrebbe comunque accettato e un target raggiungibile, con un elemento importante: uno stop che è praticamente pari all'1% e un target che è pari al 2,53%, quindi in questo caso perderemmo molto meno di quello che si andrebbe a guadagnare, che nell'ottica degli investimenti in questo caso ci aiuta tanto nel medio lungo termine. In questo video mi sono un po' dilungato, ma ci tenevo a far capire quanto sia importante sia studiare un po' di analisi fondamentale di una società se si vuole investire nel medio lungo termine, sia conoscere il comparto nella quale si va ad operare, ma anche conoscere l'analisi tecnica per fare uno studio completo e capire ovviamente dove e perché entrare, dove e perché stoppare una perdita e dove incassare un potenziale guadagno. Se ti è piaciuto questo video clicca sul like. Oggi vi dico di più: la chiusura la fa una persona molto importante, ha 87 anni ma non li sente affatto. Seguite il programma di mio nipote che è in campo, è molto educato. Saluti e baci. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.